Grazie Presidente. Il voto del gruppo Capitolio del Movimento 5 Stelle su questa mozione sarà di astensione per i motivi che vado brevemente ad illustrare. E pur comprendendo, diciamo così, lo spunto dal quale il consigliere Figliomeni ha presentato questa mozione, che è un caso, tra l'altro, almeno a me era arrivato un caso, tra l'altro, proprio nel quinto municipio dove entrambi risiediamo, dove c'erano stati delle conflittualità tra gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici e un'occupazione di suolo pubblico e un'attività commerciale. E però il problema, perché è avvenuto questo? Non perché il regolamento è scritto male o perché mancassero degli atti di indirizzo dell'Assemblea Capitolina, ma ahimè perché c'è stato un errore in conferenza dei servizi. Qualcuno si è dimenticato di esprimere o comunque di dare indicazioni in tal senso e quindi ci si è ritrovati con questo conflitto. Quindi trovo la mozione del collega onestamente poco utile. Il tavolo tecnico che richiama il consigliere Figliomeni già esiste, è previsto dalle norme nazionali, si chiama Conferenza dei Servizi, dove tutti gli enti competenti, lo sappiamo bene, esprimono i propri pareri su un intervento che può essere un impianto di ricarica per i veicoli elettrici, piuttosto che una corsia ciclabile, piuttosto che un ponte, piuttosto che interventi più impattanti. Quindi purtroppo, nel caso che anche il collega Figliomeni richiamava, purtroppo c'è stato un errore di tipo tra l'altro amministrativo sul quale noi, ahimè, lo dico con forte rammarico, possiamo incidere poco se non nulla. Sugli altri punti che il consigliere richiamava, il coordinamento già è previsto dal regolamento che tutti abbiamo discusso e approvato a maggio del 2018 in Assemblea Capitolina, dove sono previste tutta una serie di funzioni di raccordo, di gruppi di confronto e tavoli di lavoro proprio tra i soggetti interessati all'installazione delle colonnine e l'amministrazione tutta, ovviamente, e poi anche sugli altri aspetti che richiamava il consigliere Figliomeni, giustissimi e condivisibili. Non più tardi di qualche mese fa, se non erro, abbiamo appena approvato il verbale del 12 ottobre 2020, abbiamo fatto una seduta di commissione mobilità proprio dove siamo andati a tra l'altro rafforzare queste funzioni di controllo e coordinamento tra l'amministrazione di Roma Capitale e i soggetti che sono deputati ad installare le colonnine e ad allacciarle. Sappiamo che talvolta sono anche dei ritardi per l'allaccio delle colonnine una volta installate, e su questo ovviamente abbiamo e dobbiamo svolgere la nostra funzione di indirizzo, controllo e impulso. Quindi, ripeto, condivido anche lo spunto dal quale che ha portato il Consiglio a presentare la mozione, però onestamente non mi sento di votarla favorevolmente perché o ripete delle cose già previste dal regolamento o chiede delle cose già previste dalle norme nazionali che sono le conferenze dei servizi. Magari su questo sarebbe utile, soprattutto i municipi che conoscono meglio di tutti il territorio, che siano presenti nelle conferenze dei servizi e diano le indicazioni più accurate e precise possibile. Grazie, Presidente.